Benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi faremo insieme un mega haul con solo prodotti di DM. Ma per chi non sapesse che cos'è DM, è una catena di grandi distribuzioni che soprattutto nell'ultimo periodo ha preso veramente piede in Europa. Tra l'altro è il mio negozio low cost preferito in assoluto, perché rivende un sacco di prodotti make up e un sacco di prodotti skincare a prezzi veramente bassissimi. E siccome mi chiedete sempre: Sara, ma che cosa prendo da DM? Ma qual è il prodotto migliore? Ho preso un sacco di cosine che secondo me saranno super interessanti. Ma prima di iniziare il video mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina in basso per le prossime novità, ma soprattutto di iniziarmi a seguire sugli altri due social, Instagram e TikTok. E quindi bando alle ciance, direi di iniziare. Ok, come prime cosine che vi volevo far vedere sono assolutamente le creme corpo. Tra l'altro io ho una piccola storia, perché io da piccolina odiavo applicarmi le creme corpo, soprattutto il pensiero che io dovevo applicarmela, non si assorbiva bene e poi io dovevo mettere il jeans, cioè per me era una cosa veramente terribile. Da quando ho scoperto loro che A, costano poco e B, si assorbono subito, io mi sono follemente innamorata e quindi ne ho prese un bel po'. Tra l'altro raga, questa è uguale alla crema di Sol de Janeiro, cioè io la sto amando. Questa qui invece, se avete la pelle secca, può essere veramente una valida alternativa, perché praticamente va a togliere tutte le cellule morte per ripristinare ed idratare al meglio quelle nuove. Non ha profumo, quindi se non sopportate le creme profumate può essere veramente una valida alternativa. Ha all'interno il 5% di HA. Ok. Dopodiché, se come me amate le profumazioni dolci, dovete assolutamente provare questo barattolone gigante di crema corpo, perché all'interno la vaniglia e il cocco, e sono 200 ml di crema, cioè la finite l'anno dopo praticamente, ma poi è veramente celestiale, cioè mi ricorda troppo l'estate. Dopodiché ve ne consiglio anche queste due per chi sempre ha la pelle secca ma ama le profumazioni abbastanza dolci ed emolienti. Questa ha all'interno l'olio di mandorla e altri oli nutrienti, infatti la sentite un pochino più appiccicosa rispetto alle altre, mentre questa qui sembra un pochino più appiccicosa ma sa di ciliegia, quindi io adoro, anche perché è il mio frutto preferito in assoluto. Partiamo con la chicca di questo video, perché lui, cioè io sono sicura che mi ringrazierete, praticamente io quando ho visto, cioè io non ci potevo credere, cioè il genio l'ha creato, non so a chi, facciamo i complimenti, bravi, bravi, complimenti. Praticamente, quando voi andrete al mare, vi portate lui e siete a posto per tutto. Praticamente all'interno sia lo shampoo, girate il barattolo e al balsamo. Raga, cioè, io adoro. Sono la bellezza di 50 ml sopra e 50 ml sotto. Ma la cosa spaziale è che sa di anguria. Avete presente quelle caramelline con lo zucchero? Sembra di mangiarlo. Dopodiché, prima che va sold out, dovete assolutamente provarlo, perché questo profumo è il dupe perfetto di quest'altro profumo di Sol de Janeiro, il numero 62, e all'interno la vaniglia e il caramello salato, e vi assicuro che è celestiale, cioè è buonissimo. Io non so perché sia uguale, è uguale raga, cioè voi dovete assolutamente correre ad ADM a provarlo. E tra l'altro l'ho pagato forse 2 euro e qualcosa, l'unica pecca è che era tipo l'ultimo, o forse ce n'erano due, comunque dovete assolutamente correre ad ADM, fidatevi di me. Le persone che hanno i piedi secchi devono assolutamente guardare questo video, perché questo è il prodotto dell'anno. Praticamente questo è un prodotto che è adatto per fare il pediluvio ed è semplicemente un olio che voi lo mettete all'interno della vasca da bagno oppure quando fate il pediluvio, e vi assicuro che i vostri piedi sono superiori, cioè diventano morbidissimi. Nell'ultimo periodo voglio prodotti molto fast ed efficaci, quindi ho trovato lui. Cioè, io adoro. Praticamente è un contorno occhi alla vitamina C, ma sembra un deodorante. Cioè, ma quanto è bello. Tra l'altro è completamente biologico e vegano e profuma tantissimo di arancia,
e mi ricorda un sacco il lime, quindi a me piace tantissimo. Poi adesso che sono un po' raffreddata mi sta qua proprio il naso, devo dire, buonissimo. E voi lo potete applicare sia sul trucco, sia anche quando siete struccate, proprio come un vero contorno occhi, e vi assicuro che è super emolliente ed idratante. Tra l'altro, essendo la vitamina C, è molto illuminante, quindi vedete subito lo sguardo più disteso e luminoso. Io sono certa che se ami le profumazioni dolci impazzirai per questi due prodotti. Ho trovato la crema al cookies, cioè, e vi assicuro che io ovviamente l'ho già provata, ma sa di torta al cioccolato, cioè è una torta al cioccolato praticamente, poi sì, sa un po' di biscotto, ma più di torta al cioccolato, quindi io adoro. E l'ho pagata, se non erro, 99 centesimi, perché comunque è piccolina, sono 30 ml di prodotto, ma la cosa bella è che va benissimo per tutto il corpo e la potete portare in giro, quindi adoro. Cioè, poi vedete, sembra un po' la texture della Nivea, per farci capire, e quindi fa un pochino fatica ad assorbire, ma è veramente profumatissima. Adoro. Questo prodotto sarà la chicca di quest'estate, perché, cioè, io quando l'ho visto, ho detto, Maria, devo prendere subito. Praticamente è un olio corpo con i brillantini. E ragazzi, vi assicuro che questo prodotto, quando saremo abbronzate, perché ora siamo bianche, cadaveriche, quindi non è che ci starà benissimo, ma quando saremo abbronzate, cioè, voi lo amerete. Uno, perché è super idratante, due, perché si assorbe subito, e tre, perché è glitter. Cioè, ma come fai a non amare questo prodotto che ha glitter? Finalmente ho trovato il mio siero alla vitamina C, perché l'avevano fatto sparire nel nulla. Ma ho capito perché, hanno cambiato il pack e io ero tipo così scioccata, perché io era da mesi che lo cercavo, perché questo è il siero alla vitamina C low cost mio preferito in assoluto. E la cosa bella è che io amo l'arancia, quindi quando lo annuso mi sembra di mangiare l'arancia e io lo amo, letteralmente adoro. Poi ha tipo questa texture a base di latte, quindi è veramente super idratante e vi lascerà la pelle veramente levigata ed idratata. Raga, ho preso un'altra crema corpo perché mi sa che non ve l'avevo fatta vedere. Praticamente questa è un'altra crema corpo idratante, ma la chicca di questa, perché sembra una crema normale ma non lo è colorata. Cioè, raga, è colorata. Ho fatto un disastro. Stavo dicendo, è colorata perché praticamente vuole donare un leggero colore a questo effetto bianco cadaverico che ho sulla mia pelle. E sa un po' di rose, un bel po' di rosa, sa proprio di fiore. Vedete che la texture fa un pochino fatica ad assorbire, però non è male. Come profumazione mi piace. Questa è la chicca per chi ha la pelle secca. È già forse la quinta volta che l'acquisto. Raga, è veramente buonissimo. Praticamente non è altro che una crema che diventa olio. Cioè, vedete che è una vera e propria crema così. Ma quando voi l'andate a massaggiare su tutta la pelle, diventa un vero e proprio olio immediatamente. E la cosa bella è che fa da peeling, quindi va a togliere tutte le cellule morte e vi lascia la pelle veramente super morbida, cioè sembra un coletto di un bambino, e pizzica un pochino, quindi sentite qualche pizzicore all'inizio, dà anche fastidio, a me non è proprio piacevole, ma la mattina, cioè è proprio vero che quando andate a letto brutte, vi svegliate la mattina, vi lavate la faccia, avete la pelle che è atomica. Una chicca di Sara è che più si va a letto brutte, più ci si sveglia la mattina atomiche. Questa io praticamente la sto utilizzando dall'incirca, forse 3 settimane, la sto letteralmente finendo, perché mi piace tantissimo. Allora, facciamo un bel discorso. Praticamente la crema notte e la crema giorno si chiamano così non perché sono diverse, perché voi dovete usare due creme diverse, cioè crema giorno e crema notte. Perché? Perché la crema giorno aiuta ad affrontare la pelle tutta la giornata, quindi magari ve la sentite un pochino più idratata e deve essere un pochino più idratante, ma non troppo. Mentre la crema notte ha dei principi che quando noi dormiamo cerca proprio di idratare e nutrire soprattutto la nostra pelle. Quindi è per questo che vanno differenziate le due creme e non mi potete usare la stessa crema giorno per la notte. Chiaro? Dopodiché un altro siero all'acido ialuronico. Perché no? Questo tra l'altro a me piace tantissimo, forse sarà la
terza volta che lo compro, o la seconda, non ricordo. Però è della saponaria, è completamente biologico, è ricco di attivi, ma la cosa bella veramente è che ha multipeso molecolare. Di solito nei sieri è così. C'è il basso peso molecolare e alto peso molecolare. Il basso peso molecolare cerca di idratare e rimpolpare immediatamente la pelle e sta in superficie. Alto peso molecolare cerca di penetrare perfettamente all'interno dell'epidermide. Quindi cosa succede? Che se voi trovate un siero a multipeso molecolare, ha entrambi, quindi fa entrambe le cosine. E quindi è top, e quindi è atomico, e quindi va preso, per forza. Tra l'altro questo costa 10 euro e vi assicuro che io mi sto trovando veramente bene. Rimpolpa, idrata e basta. L'unica cosina make-up che ho preso, sì, l'unica cosa make-up che ho preso, è questo stick di questo brand che si chiama Trend It Up. È un multistick che in realtà io avevo già comprato, ma mi piace perché praticamente, oltre ad essere molto pigmentato, cioè nel senso, vedete che lascia parecchio colore, non è quel matte che di alcuni blush che lascia. E a me piace tantissimo perché lo uso sia come ombretto, perché tanto, cioè, cosa fa? Sia come ombretto che come blush sulle guanciotte. E vi assicuro che lascia la pelle levigata, non so spiegarvelo. Ok, questa è la maschera del mio fidanzato. Ah, ciao amore. Praticamente ho comprato queste maschere perché lui non le fa mai. E quindi ho detto, almeno gli prendo un barattolino carino, piccolino, costa poco, quindi anche se non lo fa, non lo perdono, ma lo deve fare. Praticamente è una maschera peel off con il carbone attivo per pelli normali miste. Per una pulizia profonda sul viso, rimane bella levigante, è ottima per i maschietti soprattutto, perché comunque è tipo una crema, quindi voi l'andrete a mettere ad applicare magari sulla zona T o anche su tutto il viso, vi toglie le impurità e poi comunque non strappa, quindi almeno mio fidanzato non mi dice, ah, fa male, non la faccio. No amore, la devi fare perché è comunque bello fare skincare. Tutti abbiamo la pelle e tutti dobbiamo prendercene cura. È proprio quello che ci vuole. Altri due prodottini per i capelli. Stavolta vi ho detto che mi sto ossessionando questi capelli, però praticamente ho preso sempre un olio idratante, stavolta con all'interno l'olio di avocado, quindi deve essere super idratante ed emoliente, e anche all'interno il burro di karité. Questo però va usato a capelli bagnati, mentre lui ha all'interno la pesca e raga, è buonissimo. Anche lì all'interno l'olio di avocado e la pesca come profumazione, è veramente celestiale, ma la cosa bella è che si può usare a capelli asciutti, quindi io adoro. Dopodiché, come facciamo le maschere per il viso, dobbiamo farle anche per le mani, i piedi, eccetera. Mi sto veramente appassionando a tutta la skincare anche per le mani, piedi e corpo, e quindi ho preso queste maschere coreane che sono per le mani. E raga, cioè, aveva un elefante, come facevo a non prenderla? Cioè, io adoro, bellissima. E praticamente non sono altro che dei guanti, e voi le andrete a mettere, ovviamente state lì un po' così, magari non fate niente, vi guardate un film o qualcosa, ed idrata immediatamente le mani e ve le nutre. Adatta proprio per ripristinare le mani secche e ruvide, quindi top. Mi raccomando, perché quest'estate non vi voglio assolutamente vedere con le mani secche o piedi secchi, mi raccomando. Infine ho preso un'altra crema piedi. Adoro, praticamente è buonissima, l'ho già un pochino usata in realtà. Mamma raga, celestiale. E la cosa bella è che è un po' burrosa, quindi la texture fa un pochino fatica a penetrare all'interno della pelle, ma vi assicuro che se la scaldate bene bene bene, i vostri piedi vi ringrazieranno. Ok, devo dire che questo video è giunto al termine e mi sono divertita tantissimo a farvi vedere tutte le cosine che ho comprato, e se vi piace questa tipologia di video scrivetelo nei commenti, così magari farò altri haul, magari anche di altri negozi. Mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina in basso, e soprattutto se il video vi è piaciuto di lasciare un bel pollice in su, e noi direi che ci vediamo al prossimo video!